Nel 1800 ci... 2 800 800 nell'800 si sì. Poi dove aspetta, poi la poetica di Pirandello, allora, l'irgente, e vediamo che la visione del mondo di Pirandello è propriamente vitalistica. Vitalistica, quei vitelli che fa, quei vitelli, ma mannaggia Dio, e allora vediamo che è tutto. Sì, la realtà per lui è tutta viva. Hai studiato, manca il linguaggio, vediamo, ma hai studiato. Possiamo paragonarla al flusso, no, al flusso termico, al flusso vitale, al flusso della vita. No, no, stai zitto. Al idealismo ideologico del romanticismo. Bello. Possiamo paragonarla al decadentismo. Stai zitto. Ehi, cazzotto, dai, ti nervi. Al fluire del magma. E quindi per lui, cioè, una parte del magma che si stacca. Ma c'è quello basico, quello acido. No. Sta zitto! Un vulcanesimo effusivo. Quanti tipi di vulcani abbiamo? Vai. 4 e mezzo, di cui una parte, quella che si stacca, praticamente. Ma sei fredda! Ascoltami! Ma la pratica dell'umorismo. L'umorismo, praticamente. Di Pirandello. Cioè, le maschere. Mi racconti. Perché? Mi racconti la poetica dell'umorismo di Pirandello. Per capire Pirandello, cioè Pirandello fa un esempio praticamente. Sì, mi dica. De una vecchia. Che non è la zoccolona. La vecchia, la vecchia si veste come da giovincella praticamente. Da figa, no? Da figura. Da zoccolona. La zoccolona. Tanti auguri. Se fate incazzare che di qui è un casino, no, Se veste da zoccolona. Vuole guidare. E praticamente. Se veste da zoccolona. Però, cioè, quando la vedi, che pensi? Cioè, prendi il cazzo, cazzo la girata. Cioè, guardi, ma il sentimento del contrario, ti fai, Dio, cazzo, cazzo. Io facevo così la compitati oggi, no? Ma ce le senti della compitati proprio. Che cazzo fai? Ma allora, te. Imbecille. Incontro moccoli, gli dici. Voglio stare. Però. Però di che? C'è più la mignola. Ce l'ha con te? Io? Sta chiudendo la bocca. Vai, no, mi aspetta che me la aggiusta. Anche da noi, Bene, tutto preciso. Allora, no? Che zoppi sei. Della vecchiaccia. Zoppi sei. Vedi, tu vai via. Vai, Zo! Dalla nostra. No, che è col pugno sinistro, mica? No, cazzo fai. Non te sbaglia, Hai il taglio sto pugno. Se te fa questo esempio. Ci vorrebbe una conclusione adatta. Fa questo esempio di sta donna. Sta zoccolona, no? Però, cioè, a prima vista, lui vede che. A prima vista vediamo che vede una. Che cazzo vai, no? Però se dopo entra la riflessione. La riflessione dice che. Tanto ha ragazzo. Cazzo, forse c'ho ragione io. Sono steso. Sei ricco? Hai trovato un pezzo di ferro. 50 lire hai trovato. Una moneta d'oro. Saluta. E questo, se vai a vendere tra i collezionisti, un mucchio di soldi, adesso li puoi vendere. Allora. Collezionista. Eccolo. Zotta collezione. Guarda che macro. Prima di tutto io collezionista. Dove vado a vedere un imbriaco? Dopo.